Ciao a tutti ragazzi, ciao. Bentornati nel nostro canale YouTube, video di oggi dedicato al numero di giugno di Ultra Jump, come si può vedere. Tra l'altro io vi ricordo che se lo volete acquistare trovate il link in descrizione www.japanshoppingservice.it. Eccolo qua. Qui tra l'altro c'è anche la pubblicità del nuovo gioco di JoJo, insomma il remake di All Star Battle R, insomma il porting sulle nuove console, e adesso andiamo a vedere un po' i manga che compongono questo volume. Qui intanto troviamo la pubblicità delle figure di JoJo, Medicos e statue leggendo anche di Star Platinum e Jotaro, e qui partiamo con le prime pagine a colori di questo manga. Sì, c'è anche un'intervista a quanto pare ai doppiatori, sì, dell'anime. Molto bello. Ecco qua, qui c'è il capitolo in questione. Poi qui inizia appunto un altro manga. Come si può vedere, rivista manga dedicata a un pubblico un po' più adulto rispetto a Shonen Jump. Vista, insomma, Seinen. C'è ancora un altro manga, si può vedere. Sì, più che altro diciamo che il maggiore punto di interesse di questa rivista è quando pubblicano i capitoli insomma relativi a JoJo, ah, sì, o di comunque sicuro. Gli spin-off come quello ora su Josuke e Olors, ecco. Ah, sì, poi per carità, voglio dire, ci sono comunque tanti generi e manga, cioè... Ah, qui c'è anche la pubblicità del volume di Così parlò anche Shibe. Qui c'è la cartolina da compilare per, insomma, per votare i vari manga. Vedete, questi sembrano usciti da un manga, insomma, di Idol all'inizio. Sì, erano esatto. Tutti vestiti così. Prima magari era più di combattimento, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. Un po' vario. Si può vedere. Poi comunque una, insomma, bella rivista... insomma, un bel volumone anche, insomma, ah, sì, da davvero avere molto per bello. Collezione, comunque fa la sua figura, ecco. Ci sono altri manga. Vediamo sì, se troviamo. Diciamo che la differenza magari, ecco, con uno Shonen Jump è appunto che qui comunque la qualità, ad esempio, proprio della rivista è maggiore, perché eccolo qua. Eccolo qua il capitolo di Così parlò anche Shibe, con pagine a colori, e qui tra l'altro c'è anche, sì, dell'intervista, un approfondimento su, sì, Stone Ocean. Sì, qui lì c'è, nominavano la doppiatrice di Jolene e anche delle altre due, sì. Okay. Qui c'è la pubblicità del gioco, pubblicità dell'anime, qui sì c'è il capitolo di Rohan. Ogni tanto ne esce uno nuovo. Ah, sì, sì. Sì, al momento siamo a due volumi pubblicati, quindi ora ci sta che poi ne facciano anche un terzo, non appena, insomma, accumulano abbastanza capitoli. Ecco. È davvero bellissimo. Ecco qui, qui c'è anche la pubblicità del primo volume di Crazy Diamond Demonic Heartbreak. Qui c'è mentre qua una cosa di 10 anni di JoJo. È vero, bello, molto bello anche sì. Questo. Ah, bello, che anche qui si sì, parlano dell'anime. Bello, tanta roba. Anche qua c'è una cosa con Iki. Sì. E poi si prosegue con gli altri manga. Con gli altri manga. Sì, quello che stavo dicendo prima è che appunto Shonen Jump, diciamo che è una rivista più che altro fatta con carta riciclata. Sì. Infatti i giapponesi la comprano per leggersi i capitoli della settimana e poi la buttano. Quindi voglio dire, non è che sia fatta con chissà che. Mentre questa comunque
è già, insomma, di una qualità Sì, leggermente leggerissimamente superiore, sì, migliore. poi comunque Ecco, siamo qui c'è su il quella famoso cosa lì. manga che dico sempre che mi Ah, interesserebbe sì, questo è leggerlo e non ho vero. ancora Che era iniziato. in copertina in un altro Sì. Ultra Jump, Sì, mi perché mi pare. ispira molto Sì, da... dai disegni anche, Sì, molto ma bello. dalle divise che portano, perché mi ricorda, insomma, un'altra, insomma, un po' Ah, qui c'è il manga... Bastard Exhibition. Ah, un po' appunto le divise di una ragazza alla moda, perché comunque si rifanno a un periodo storico e tutto, che... vabbè, comunque, insomma, mi informerò e magari vedrò se inizierò a leggerlo. Ok, qui ci sono altri manga, insomma, nuovi che non conosciamo. Ok, ci stiamo avviando verso insomma, la fine di questo volume. A vedere se Vediamo c'è se c'è qualche altra qualche... cosa interessante. Esatto, ecco, magari... Sì, evitiamo le cose, insomma, un po' più da Osè. censura. Ok. Poi noi sfogliamo e magari non sappiamo, qualcuno di voi segue, non Segue so, quel qualche, determinato sì, manga e gli stiamo spoilerando roba. In qualcosa, sì. Ok. caso, scusateci. A parte che io penso che la maggior parte di questi non siano neanche No, stati in Italia pubblicati in penso che Italia. siano la maggior parte, il 90% Poi inediti. comunque ci sono diverse serie iniziate recentemente, anche Sì. volendo non... A stento ci sono magari i volumi, quindi. Ok, qui siamo praticamente alla fine del volume, vediamo se c'è qualche pubblicità, cose insomma interessanti da vedere. No, poi fa sono... Ah, Ah, qui c'è quindi. una cosa su, penso, Crazy Diamond Demonic Heartbreak, perché c'è Sì. Josuke. Sì, fa un riepilogo del contenuto della prossima volta, vedi che dice del numero di luglio. E quindi niente, ecco qua con altre pubblicità e l'indice. L'indice. Ok. Eccoci qua ragazzi, io vi ricordo appunto che se lo volete acquistare, link in descrizione, Japan Shopping Service, www.japanshoppingservice.it. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate o condividete, se volete iscrivetevi al canale, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.